Però mi piace ricordare la carriera di Rashad qui in Italia, quando ha vinto anche il campionato con la Kinder. All'epoca anche a Napoli si giocava un basket di buon livello, penso che lui abbia giocato anche giù a Napoli all'epoca quando ancora c'era la Serie A. Adesso sta sia il Napoli è ritornato in importanti categorie, ma anche Bologna, non so se Rashad segue il campionato italiano, adesso è ancora una volta primo in classifica dopo un po' di anni dove non andava granché bene. Il campionato in Italia con la Kinder e vincesti anche l'Eurolega, la Coppa dei Campioni per l'Italia. Ricordo è stato anche MVP in quel campionato, no? Tu la Sì, retina della vittoria del campionato a Bologna. Peter said, this view and they see the beautiful job you did it when you want to play with Italy. And it would be great if you can come to Italy maybe and do something. C'è una sorpresa per voi, signor Iacono. Rashad ha detto che verrà a trovarmi a Ischia quando verrò a Ischia e verrà proprio come persona, come diciamo, e a conoscere anche questa squadra di basket, che sarà veramente un grande piacere per me. Volentieri lo ospitiamo perché i ragazzi poi loro crescono con il mito dei giocatori americani, no? Adesso tutta la nostra comunità Sì. cestistica del mondo e non solo è stata colpita anche dalla morte di Kobe Bryant, il papà anche giocava qui in Italia, a Reggio Emilia, e i Rashad era molto nostri amico. giovani atleti subiscono molto il fascino di giocatori come Rashad e della loro storia sportiva e agonistica. No, ma questa qui è proprio questo che è bello, perché Rashad è una come noi, diciamo, non è che è molto, diciamo, è molto sincero, è una persona molto disponibile e fa delle opere di bene incredibili.